Capire l'evoluzione geologica del territorio e in particolare della faglia di Paganica che ha generato il terremoto del 6 aprile. Un gruppo di 16 ricercatori incaricati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Civita di Bagno stanno effettuando un sondaggio a carotaggio continuo alla profondità di 150 metri. Un'attività di indagine scientifica eseguita sulla zona dell'antico bacino lacustre della Valle dell'Aterno che rappresenta in sintesi la zona di massimo sprofondamento a ridosso della faglia di Paganica in seguito al terremoto del 6 aprile. Con l'alluvionamento si depongono sul terreno dei sedimenti che rappresentano l'evoluzione geologica del territorio influenzato dalle faglie attive dell'Aquilano, spiega Massimiliano Porreca, irpino, uno dei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica all'Aquila da novembre scorso, che incontriamo sul posto mentre è in corso l'attività di carotaggio. Un sondaggio a carotaggio continuo, che cosa significa e perché proprio qui a Civita di Bagno? Ok, noi siamo un gruppo di giovani ricercatori dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e lavoriamo qui all'Aquila per studiare il terremoto aquilano, ma non solo il terremoto aquilano, ma altri, non solo la faglia che ha generato il terremoto aquilano, ma anche altre faglie sismogenetiche, ossia capaci di generare onde sismiche e quindi terremoti. In particolare noi ci occupiamo di studiare l'evoluzione geologica di questa parte della valle dell'Aterno, di questa parte del bacino del fiume Aterno, perché vogliamo ricostruire nel passato la ricorrenza, la frequenza di questi terremoti, come quello che ha generato la faglia di Paganica, che producono un abbassamento, uno sprofondamento di questo settore dove ci troviamo adesso. In seguito a questo sprofondamento l'area viene alluvionata e con la deposizione di questi sedimenti si hanno poi informazioni, si riescono a recuperare informazioni legate alla riattivazione di questa faglia, che in questo particolare caso era la faglia di Paganica. Quindi questo è il punto in cui il terreno si è abbassato di più in seguito al sisma del 6 aprile? Esatto, è un areale abbastanza ampio. Qui è stato registrato un abbassamento di circa 20 centimetri. Il geologo professionista Marcello Martinelli spiega invece ai microfoni di TV1 come viene eseguita tecnicamente l'indagine scientifica di carotaggio. Una volta prelevate, le carote di terreno finiscono in un laboratorio allestito a Monticchio per essere analizzate dagli esperti stratigrafi, paleomagnetisti e geotecnici che dovranno stabilire in base ai sedimenti qual è la storia dei terremoti del nostro territorio. Significa che inseriamo nel terreno e tramite la rotazione della macchina si estraggono dei campioni di terreno di forma cilindrica, cosiddette carote, che vengono poi immagazzinate, repertoriate e portate in magazzino per le analisi e i prelievi successivi. In questo momento si sentirà anche dal rumore, stiamo attraversando un tratto caratterizzato da ghiaia e ciottole, che sono dei elementi rocciosi sparsi portati dal corso delle acque.